Ecco. Sì, l'abbiamo Bene, sì. Aspettavamo con ansia, proprio con ansia tremenda questa visita, perché non ha mai dimenticato le sue origini. Il suo nome è un'icona della politica americana, un simbolo dell'integrazione italiana in America. È venuto a mancare la scorsa notte nella sua abitazione di Manhattan all'età di 82 anni Mario Cuomo, per ben 3 volte governatore dello stato di New York, primo italo-americano a essere stato eletto per quella carica e più volte vicinissimo alle presidenziali degli States, che, giusto rimarcarlo, ha sempre rifiutato. Dal 1983 al 1994 è stato uno dei politici più influenti d'America, perdendo la possibilità del quarto mandato per via della sconfitta col repubblicano semi sconosciuto George Pataki. Democratico convinto, Mario Cuomo era definito il poeta del progressismo americano. Un suo discorso nel 1984 è entrato nella storia, attaccò senza misure l'allora presidente Ronald Reagan, un discorso che gli valse la candidatura nel 1988, che lui, come detto prima, rifiutò, lasciando tanti dubbi proprio sulla rinuncia. L'attuale sindaco di New York, Bill de Blasio, originario di Sant'Agata dei Goti, nel Beneventano, ha deciso che per un mese le bandiere dovranno essere tenute a mezz'asta, in segno di lutto. I genitori Andrea e Immacolata erano rispettivamente di Nocera Inferiore e Tramonti, cittadine che Mario Cuomo ha visitato tra gli anni 80 e 90, lasciando anche tracce importanti, come la cosiddetta scuola americana Nocera Inferiore, visitata un paio d'anni fa anche dalla moglie Matilda. Cinque figli ha Mario Cuomo, il più famoso dei quali è Andrew, da qualche mese confermato per la seconda volta governatore di New York e degno erede del padre. L'altro figlio maschio, Chris, è uno dei più famosi inviati della CNN, la maggiore TV a stelle e strisce. Era un campione determinato di valori progressisti, una voce risoluta per la tolleranza e l'equità, ha detto il presidente USA Barack Obama. E a Nocera Inferiore è rimasta da sempre in contatto con Mario Cuomo, la moglie Matilde e i 5 figli, la signora Rosy Cuomo, stilista di fama mondiale, cugina del famoso politico venuto a mancare. Con le figlie Susie e Annarita hanno tracciato un ricordo del governatore. Era Mario Cuomo per l'agro nocerino e per Nocera. Era una cosa grandiosa, era un cugino meraviglioso. Lui amava molto Nocera Inferiore e Tramonte, Nocera Inferiore, perché è una cosa grande. E come ha fatto la scuola americana, è stato lui il primo a volerla qui. Esattissimo. Fu una bella manifestazione, esatto. Molto partecipata, molto da un bella. Po' tutto l'agro nocerino sarnese, e Matilda fu molto contenta in effetti. E poi io voglio andare ha un aneddoto bellissimo, perché il primo a intuire che c'era qualcosa di grande con Mario Cuomo quando divenne per la prima volta governatore di New York fu, insomma, un presentatore che tutti conosciamo ancora, esatto. Compiangiamo, insomma, con Portobello, una trasmissione in cui fu invitata anche lei insieme a tutti i Cuomo d'Italia. Esatto, tutti i Cuomo d'Italia, con mio padre, tutti quanti, Sergio Cuomo, Benito Cuomo e tutte le mie cugine. Renato, il dottor Renato, tutti quanti noi. Il rapporto oggi invece con Andrew Cuomo qual è? Bellissimo. Bellissimo. Sentite ancora? Sì, sì, sempre. Susi, però una parola d'ordine di questa famiglia così famosa, arcipotente, perché attenzione, parliamo anche di una famiglia potente, è l'umiltà. L'umiltà è la parola d'ordine. Sì, ricordo Matilda le ultime volte che ci siamo viste, che lei poi praticamente, rispetto alla donna importante, potente, che è fondamentalmente una persona molto molto modesta, molto intelligente, parla con tutti, parla con i parenti, parla con gli amici, ogni persona è un amico.